le proprie posizioni. Ecco, per dirvi che la lettura poi riserva tantissime sorprese ed è questo il modo, secondo me, più positivo per approcciarsi proprio ad un'opera di questo genere. E poi l'ultima cosa, ecco, nel libro si parla delle insorgenze, molto poco, ovviamente, solo come centro di Castelforte. Se lei ha qualche notizia in più, la gradiremmo, visto che qui ci troviamo in questa cittadina. Ci troviamo nel pubblico. Cioè, interesserà anche di più, insomma, ecco. Perché converrà con me che non è tanto semplice, tanto facile parlare di questi argomenti o di argomenti di storia, insomma, no? Quindi... Infatti il pubblico è numeroso e siamo contenti. Ecco, va bene. Mi chiamo Berardo Tandieri, sono andato a Fontana, però come una solita pietà al civile della Novena. Sono stato combattente a Massa, 1799, e stavolta sono stato ai corpo volante del Frantiano. Sono stato in zero 1799 e siamo stati in zero pure noi. Stavolta però siamo perduti. Siamo perduti a Sora, siamo da scappare la Valle della Rete, il principio stesso. La diavola sono saputo che erano acchiappati, li hanno uccisi gli anni passati. A me mi ha toccato quest'anno. Mi hanno acchiappato, mi hanno portato all'Aquila e sono stato processato. Condannato, come avessi indicato, in la capa mia, potevano essere portata girando per tutti i paesi, dalla Valle del Rovedo, perché tenevano veramente paura agli scellerati, come dicevano. Allora la gente che stava parlando era scellerata. Alla fine poi, è venuta paura di portarmi a Civitella, perché pensavano che la gente si ribellava e non operava. Mi hanno indicato a parte, ma la capa mia l'hanno portata la stessa. In giro per tutta la parte. E poi alla fine l'hanno messa dentro una gabbia e l'hanno appesa innanzi ai comuni, a Civitella. Con me si rompa, è arrivata pure la ciocca, la capa degli amici miei, Filippo Mattei. Pure essa era toccata la stessa cosa. Beccata, la capa in giro per tutti i paesi, e poi qua, a fianco a me. Noi stiamo tutti più qua e guardiamo il salato, tutta la terra che prima era un bello fariato, mo stanno a spasso, mo stanno a raccattare la spina, i giovani ci stanno giù, i francesi hanno acchiappato tutto quanto e li hanno deportati, si sa dove, non si saprà mai che fine fatta tutta quella gioventù. La terra buona, poi, non so chiudere la parola al cielo. Sono andato tutto questo signore, disse che hanno aiutato i francesi quando hanno arrivato. Le vecchie nostre, poveracce, le ha toccate fino in cima alla montagna, per chiappare con fascina d'erba, con due frasche, con cosa per cercare di mangiare. La fame, vediamo la fame, attorno a noi. O sarà che io non so studiare, non so istruire, non capisce niente, e forse perché si sto appeso qua, ma io mica l'arrivo a capire che può essere salita te e galite e fraternità.